Allora, salve, oggi un video un pochettino diverso. Ogni tanto di queste cose me ne capitano, grazie a Italia Whisky 4 e Eco Italia November, che va sempre a caccia di rantumaglia, di roba vecchia, e poi me la porta, me la metti a posto, me la pulisci e sa che lo faccio con molto piacere. Sinceramente è la prima volta che vedo un apparato radio di produzione danese, Beolit 609 se non ricordo male, FM. Ha modulazione di frequenza, onde lunghe, onde medie e onde corte. Classico apparato super eterodina, alimentazione solo in corrente continua a 9 volts. Con pacco batterie a secco, con pila a secco oppure pile stilo. Spero sinceramente che siano pile stilo standard, se no c'è da diventare matti. Le operazioni si articolano semplicemente in due fasi: pulizia, quindi restauro estetico. L'apparato apparentemente completo di tutti i suoi elementi. E poi controllo del circuito, sempre che siano guasti di elevata semplicità. Non sono sicuramente a livello di MVV Blog o di Pier Aisse, non ci arrivo io a quei livelli lì. E quindi iniziamo. Prima fase, lo smontaggio. Dunque, nel retro dell'apparato abbiamo due viti. Il taglio che dovrebbero dare l'accesso al pacco batterie. Oppala, ci sta pure, oh, ci sta pure lo schema scritto in danese. Siamo a posto. E qui abbiamo il pacco batterie. Sì, forse sono formato standard. Niente. Vediamo le modalità di smontaggio e poi andiamo avanti. Allora, le istruzioni sono in danese, ma il disegno. Ok. Dovrebbe capirlo chiunque. E la maniglia l'abbiamo tolta. Poi, dopo la A, verrà la B. E a me servono gli occhiali. Dopo la A viene la B. Viti. Oh cazzo, c'è un prigioniero. C'è un dado nascosto. Sono molto contento di questa cosa, veramente tanto. Non fare la stupida brava vitina. Ok. Quindi. E poi il danese è una lingua che sanno tutti, no? Ovviamente. Ti pareva te. Ho la vite B. Ok. Qui c'è un'altra vite.
Sono uguali? Mi sembra proprio di sì. Oh, bravi. A me piace quando in progettazione considerano di mantenere tutta la viteria uguale. Questo è alluminio. Per una radio del 59-60 è tanta roba. Ok, perfetto. Alleluia, alleluia. Allora, A, B, C. Ok, remove the two. È incredibile. Ah, non parlerò mai male dei danesi. Questo addirittura l'hanno messo in ottone perché non si ossidasse. Complimenti, veramente complimenti. Niente da dire. Allora, era leggermente incollato per lo sporco, ma qui ci siamo. Questo pezzettino di ottone, vediamo di toglierlo. Ok. Visivamente non mi sembra neanche particolarmente sporca. Un po' di polvere, ma santo Dio, ci sta, eh. Ci sta davvero un pochettino di polvere. Questi non si possono smontare, ce ne faremo una ragione. Questo qua è un altro pezzo che va lavato e niente, ora ci resta da smontare il frontale veramente con tanto tanto tanta tanta attenzione. Allora, ok, l'apparecchio completamente disassemblato e quindi ora si procede a una pulizia della parte elettronica, a una pulizia delle plastiche. A seguito della pulizia della parte elettronica, proviamo ad alimentarlo 9 volts con un amperaggio controllato, sperando che tutto sia a posto. Dubito tantissimo dei condensatori. Comunque, e poi quello lì, ci siamo dentro, c'è dentro, spruzzo, spruzzo. Ah, c'è una cosa particolare, magari questo disco di Ghisa, che io sinceramente ho detto, ma magari sarà un contatto o qualcosa, sulla manopola di sintonia, mi sa che è semplicemente ed esclusivamente per dare un po' di peso, un po' di sostanza nell'azionamento della manopola. Complimenti. Allora, pulito tutti i contatti in qualche modo.
cercato di capire lo schema. Il positivo è sulla carcassa, va bene, ce ne facciamo una ragione. O svampo, va. Vale la pena perderci del tempo. Allora, ci siamo. Operazioni sono state fatte? Una bella pulizia del circuito con liquido detergente, perché l'anima buona che l'aveva prima di Italia Whisky 4 Eco Italia November, il WD-40 non si usa zio Mucca sui circuiti. Ci ho messo una vita a pulirlo. Era pieno di WD-40 incrostato, secco o qualsiasi altro spray lubrificante. L'avevano riempito, no? E ci ho messo un pochettino a pulirlo. Ho cambiato un condensatore. Gli altri, visto che non li avevo come valore, sono in tolleranza, quindi va bene. E la radio funziona, non è il massimo come selettività, diciamo che è molto di bocca larga in FM. Non vedo l'ora domenica di provarla ascoltando Roberto 9610. Radio Italia, solo musica italiana con i The Giornalisti. Direi che è molto degno come ascolto. I potenziometri sono stati puliti, apparentemente funzionano bene. Ho tribolato un pochettino con la pulsantiera perché tra lubrificante sporco e poi ancora lubrificante e poi ancora sporco non si finiva mai più. Allora, le viterie, la viteria, le componenti metalliche io le pulisco con l'aceto, le lascio a bagno una notte in aceto e poi con una spazzolina di ottone, Old Rimmel. Do una bella pulita al filetto e alla testa della vite. E qui ovviamente qui ci va, sì, un lubrificante spray. Le plastiche, visto che non erano bianche ma erano di color panna, fortunatamente non ho dovuto fare il trattamento per l'ingiallimento, semplicemente lasciate a bagno una notte in acqua tiepida e sapone e poi spazzolino da denti. E via che si pulisce tutta. Finito l'assemblaggio, una bella spruzzata di spray siliconico per rivitalizzare un pochettino le plastiche. Niente, iniziamo il rimontaggio e accendiamo la radio, cioè alziamo il volume. Ah, una cosa, ovviamente le pile sono in una misura non standard. Il voltaggio di alimentazione 9 volts, non ho fatto altro che prendere un portapila 9 e fissarla con della gomma piuma all'interno del vano batterie. Quindi esternamente non si vede niente, ma almeno non ho modificato nulla della struttura della radio. Se uno poi trovasse la pila secco da 9 o le pile da 1,5 di questa misura, può anche togliere il pacco pila a 9. Bottone di accensione e spegnimento è bellissimo. Ok, rimontiamo. Quelli che si portano la casa in vacanza Allora, ogni anno passiamo dicono il di portarsi volume. meno cose nel mio borsone, nel mio trolley, e io ci rimango, Frontale. sono uno di quelli che si porta la casa in vacanza, quindi l'appartamento è sempre Montato. utile in questi casi. Le due antenne. Purtroppo ancora vivono insieme in questo momento. Lo strano è che avevano nella parte finale una guaina plastica. Io ho messo del termoretraibile. Sinceramente non so la funzione perché l'antenna è collegata al telaio, quindi anche se l'antenna casualmente dovesse toccare il telaio non cambia niente. E ora montiamo le manopoline. Allora, occhiali e pazienza. Brano più grosso è questo? Sì, ok.
ovviamente tutto pulito, cazzolettino non cinese. Tutto pulito bene. Vabbè, finita, assemblata. Adesso una bella spruzzata di spray per plastica, perché ha i suoi anni questa plastica. Che dribbla Busio, che lo mette giù, calcio di punizione in favore dell'Empoli, che sta cercando di scuotersi dopo i primi 28 minuti assolutamente disastrosi da parte della formazione di Aurelio Andrea Zoli, Venezia, che con merito in vantaggio grazie alla rete di... Insomma, qualcosa di un pochettino diverso dal solito.